Sono Paolo Solari-Bozzi, fotografo su pellicola e stampo tutte le mie fotografie in camera oscura. Da 10 anni mi sono dedicato in maniera esclusiva a questa passione, che è nata quando avevo 15 anni con la mia prima Nikon, e fotografo soprattutto in paesi, diciamo, lontani, e perché unisco la fotografia con la mia passione anche di viaggiare in fuoristrada. Queste foto le ho fatte nel 2014 lungo un viaggio durato 4 mesi in Zambia, in Africa appunto del sud, e ho cercato di riprodurre un po' le persone, i visi e soprattutto i sentimenti delle persone che abbiamo incontrato lungo tutto questo percorso. Sono fotografie che esprimono, a mio avviso, molto i sentimenti interiori, che sono sentimenti forti, perché gli africani hanno sentimenti forti di sofferenza acuta, di necessità, e quello che io ho semplicemente chiesto alle persone con le quali ho instaurato un rapporto prima di fotografarle era di essere se stesse, cioè di pensare a nient'altro che al momento preciso in cui le stavo fotografando, di pensare a una cosa gioiosa o triste della giornata. E questo funziona sempre estremamente bene, perché non c'è la posa ridere, non ridere, sì, serio, non mi guardare, eccetera. E, ecco, questa foto qui, per esempio, rappresenta un lavoratore in una piccolissima, diciamo, installazione che macina il grano. Lui è tutto bianco per via della farina che esce da questa macchina, che è imperfetta, e questo è il suo aiutante, il suo compagno. Ho trovato questa foto molto, molto forte, perché se si guardano le facce sono come perse, sono sognanti, e in un certo senso anche un po' sconsolate. Diciamo, l'ambiente dove lavorano certamente non è il più salubre, ma comunque sono felice e non si lamentano di questo status.